È tutto pronto allo stadio Da Luz di Lisbona per il calcio d'inizio di Portogallo-Ungheria, gruppo 1 di qualificazione ai mondiali 2010. Deco riparte ora in contropiede l'Ungheria, lo fa con Usti verso Zuzak, il laterale mancino del PSV, ha un buono spunto ancora per Usti, sportellate con Bruno Alves, riconquista palla l'Ungheria, ancora con Usti, spinta di Edoardo, subito un'occasione per l'Ungheria. Deco, ancora Meireles, cambia tutto, avvolgente, l'apertura verso Busingua, Busingua scodella in mezzo per Ronaldo, controllo sontuoso, vediamo cosa riesce a fare, mette in mezzo, ci mette, e il gol di Simon, esultanza diciamo contenuta, ma il gol è valido, 1-0 per il Portogallo che si porta in vantaggio grazie a Simon, ma soprattutto a una strepitosa giocata di Cristiano Ronaldo. Insomma, non è che sia stata una grande gioia questo gol, almeno a vedere le facce di Simão e Ronaldo, più lo spavento forse, più la tensione che si è letta negli occhi dei giocatori portoghesi. Ancora Portogallo con Deco verso Busingua, indietro di nuovo per l'apertura di Mendes, c'è lo scatto di Deco, entra in area, c'è la respinta di Vabos, in particolare Bodnar che torna a impostare, Vadoc verso Husti, avanza Husti, vede libero Zuzak, si ferma Zuzak, prova con il sinistro, si accentra Zuzak, il pallone termina fuori d'un niente, palla che termina fuori d'un niente per Zuzak, che è riuscito a fare uno dei suoi classici movimenti, c'è stata probabilmente la deviazione di Bruno Alves, anzi del numero 5 Duda, si ripete in pratica il tiro dalla bandierina ancora con Deco, tocco corto di Deco per Simon, di nuovo per Deco, la sventagliata in mezzo, colpo di testa alto di Carvaio, calcio di punizione per Zuzak, traversone in mezzo e il pallone che colpisce la traversa di Chiera, vicina al pareggio ancora l'Ungheria, la Busingua per Simão, ancora il centro di Simão, non ci arriva Lietzson per questione di centimetri, Edoardo esploso tardi, 24 anni, ha conquistato una maglia da titolare con il Braga che non ha più lasciato da allora. Nani, avanza Nani, si inserisce Meireles, blocca in due tempi Vabos, allora ci riprova Duda verso Nani, avanza Nani, prova il tiro, si oppone Vabos, porta semi vuota, il miracolo di Vabos su Nani, è abbastanza clamoroso il Feyenoord, di testa Iepes, poi riprende Duda, c'è opportunità allora per il centro di Nani, colpo di testa di Torghelle, serve Bruno Alves, il suggerimento e il raddoppio, il pallone che è entrato in rete, il gol di Lietzson, il raddoppio di Lietzson, andiamo a vedere che Hammer corre verso il centro del campo e allora è gol, è il segnale che il pallone è entrato in rete, è corso anche in maniera abbastanza spedita, correva quasi più velocemente dei giocatori stessi. Rivediamo, Bruno Alves tenuto in gioco da Bodnar, colpo di testa, sì, ampiamente, un metro buono dentro la porta di Vabos. Andiamo a vedere questa immagine per toglierci ogni definitivo dubbio, no. Ce n'era stato alcuno nemmeno a velocità normale. Chiude ancora una volta Iepes, sbaglia però perché rimette il pallone addosso a Duda, il suggerimento per Simão, gol 3-0 del Portogallo con la volée di Simão Sabrosa, vero uomo partita, applaude anche Cristiano Ronaldo in panchina, Cristiano Ronaldo che ha costruito
mezzo gol nell'azione dell'1-0 di Simão. Stavolta difesa ungherese in evidente disarmo con l'errore